Amici di Enjoy Television, questo pomeriggio siamo venuti a Cremona nella sede operativa di Asso Intrattenimento, un'associazione fatta da professionisti che vivono il mondo della notte per tutelare i diritti delle discoteche italiane. Amici di Enjoy Television, questo pomeriggio siamo venuti a Cremona per conoscere Luciano Zanchi. Buonasera. Buonasera. E perché lui è il presidente di Asso Intrattenimento, l'associazione Asso Intrattenimento. Quindi partiamo dal principio. Asso Intrattenimento, che cos'è e com'è nata? Asso Intrattenimento è una, diciamo, un sindacato che difende tutti coloro che lavorano nel notturno. E innanzitutto appartiene a Confindustria, noi ci riferiamo a Confindustria come, diciamo, casa madre, e è costituita da tutti gli imprenditori, tutti coloro che operano nel mondo notturno e che si erano di fatto stancati di avere come rappresentanza persone che non operavano in questo settore. Quindi di fatto si sono staccati da un precedente sindacato che ancora è attivo e si sono messi, diciamo, questi 10-12 imprenditori nel 2004 a costituire un gruppo che difendesse i propri interessi. Da allora, nel 2008 sono arrivato io in presidenza e siamo diventati veramente numerosi e la forma mentis che utilizziamo è sempre quella di difendere gli interessi degli imprenditori della notte e solo di quelli. La particolarità di Asso Intrattenimento è che è un'associazione formata solamente da discoteche. Solamente da discoteche, da nightclub, da lap dance, comunque da tutti quei tipi di pubblici esercizi che hanno la licenza di pubblica sicurezza, quindi che possono fare ballare le persone. Perché vogliamo ricordare che tutti quei locali che sono chiamati disco pub, disco risto pub, non hanno la licenza per fare questo e danneggiano in qualche modo tutte le discoteche. E questa è una delle più grandi lotte purtroppo che abbiamo in atto, è una lotta impari, perché diciamo che questi disco bar, questi disco pub si vendono e vengono percepiti dai clienti come discoteche quando in realtà questi signori non hanno nessun titolo autorizzatorio e addirittura non seguono alcuna norma di sicurezza per l'incolumità dei partecipanti. Quindi vendendosi fumosamente in modo, diciamo, falso come discoteche non lo sono questi locali, fanno il nostro lavoro, di fatto azzoppando il nostro settore. Voi, nel caso in cui una discoteca vostra associata vi contatta e vi dice io ho dei disco pub intorno che mi complicano la vita, cosa fate? Beh, questo è uno dei problemi che abbiamo in modo molto importante in questo periodo. Noi cosa facciamo? Abbiamo creato all'interno della nostra struttura, attraverso uno studio legale, un settore che si occupa esclusivamente ormai di presentare denunce nei confronti di questi locali abusivi, perché di questo si tratta, di presentare denunce alle forze dell'ordine e quindi di cercare di arginare questo fenomeno di abusivismo diffuso che si è creato, perché dobbiamo ricordarci che abbiamo, oltre ai disco bar, e il risto disco pub, le pizza disco che ormai ne inventano di tutti i colori, abbiamo anche un grosso, enorme problema che è dato dei circoli privati. Di fatto cosa accade in due parole? Questi signori, i circoli privati o anche i bar, non pagano le tasse che noi paghiamo. Noi abbiamo un prelievo immediato del 43% sugli incassi, dato dal 21% di IVA, dal 16% di imposta sugli intrattenimenti e dal 5% di SIAE. Quindi potete ben immaginare che se su 10 euro 4,3 ce li portano via immediatamente, noi abbiamo un risultato economico molto minore di quello che ha un circolo privato che non paga nulla o un bar che paga il 20% meno di noi. Mi
hai risposto e mi hai detto: noi cerchiamo di contrastare questa cosa. Io so che vi sono successi casi in cui dei vostri associati vi hanno contattato per questo problema e so che avete avuto dei risultati positivi. Noi abbiamo presentato nel 2011 circa 700 esposti in tutta Italia, cioè da Bolzano a Palermo. Abbiamo avuto parecchie soddisfazioni. Soddisfazioni cosa vuol dire? Vuol dire che le forze dell'ordine hanno capito questa grossa problematica e hanno aiutato il gestore del locale abusivo a cambiare politica, oppure addirittura in certi casi ha chiuso il locale, sequestrato i locali. Abbiamo un esempio eclatante di una situazione che a livello nazionale è passata anche sulle televisioni, non so se posso dirlo, il locale Mamma Mia è stato chiuso. Tutto questo è partito proprio grazie a un nostro esposto. Locali che vorrebbero associarsi con voi, cosa devono fare per contattarvi, cosa devono fare per associarsi con voi? Allora, è una cosa molto semplice: noi abbiamo un sito internet www.assointrattenimento.it. Da questo sito si va nella zona iscrizioni, si scarica un modulo, si compila, si invia via fax e da quel momento si è i nostri associati, perché al resto pensiamo tutto noi. C'è una cosa da dire: che chi si associa a noi deve obbligatoriamente dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni amministrative di discoteca. Tutti gli altri, disco bar, circo, non vengono accettati nelle nostre fila, perché altrimenti cadrebbe uno dei principi fondamentali della nostra associazione, che è la difesa dei diritti di chi ha il nostro genere di autorizzazioni. Che, scusi, volevo ricordare che costano... Cioè, un locale discoteca costa mediamente il 200% in più di un locale bar, perché è dotato di un insieme di norme, di sistemi di sicurezza che aiutano le persone in caso di difficoltà a scappare.